Professore, sviluppo tecnologico, importanti novità per gli studenti che possono insomma carpire quelle che potrebbero essere le opportunità per un'idea di business e non solo. Che cosa vogliamo sottolineare nella mattinata di oggi? Oggi abbiamo presentato due eventi molto importanti che possono avvicinare gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i docenti, insomma tutta la comunità accademica al mondo dell'impresa. Quindi abbiamo parlato di Startup Weekend, che è un'iniziativa di un weekend che sicuramente può dare delle opportunità agli studenti di apprendere gli strumenti e le metodologie su come creare impresa, ma non soltanto creare impresa, ma soprattutto conoscere il nuovo mondo del lavoro, le nuove figure professionali e come avvicinarsi, quindi dare un contributo e andare in continuità sulla formazione. Startup Campania invece è l'iniziativa storica che seguiamo come Ateneo e con tutti gli altri Atenei campani per avvicinare idee un po' più strutturate e portarle verso il mondo delle imprese. Questo si inquadra in un programma molto vasto del trasferimento tecnologico e della terza missione, che vuole dare un supporto agli studenti avvicinandoli, come dicevo, alla student entrepreneurship, non perché dovranno diventare solo degli imprenditori in futuro, ma potranno anche avvicinarsi, ripeto, al mondo del lavoro con delle nuove competenze, ma dare anche delle opportunità alla ricerca universitaria che viene svolta dai dottorandi, assegnisti e docenti e portarle a livelli più alti, quindi dopo la fase di innovazione, di sviluppo dell'idea, c'è anche la fase di applicazione che in questo caso specifico può essere proprio in ambito imprenditoriale. Perfetto.